Sì, è stata una partita dura, soprattutto all'inizio, e ce l'aspettavamo perché loro si giocavano gran parte della loro stagione. Poi dopo abbiamo fatto qualche gol facile, ci siamo staccati e abbiamo portato questo vantaggio fino alla fine. Penso che il risultato sia abbastanza giusto. Ecco. Noi abbiamo una bella semifinale dura, in Romagna è veramente un'ottima squadra. Abbiamo giocato contro, abbiamo vinto quest'anno in Coppa, però mi hanno fatto una buonissima impressione. E dall'altra parte il Fasano non lo so chi pescherà, secondo me la favorita è Carpi per arrivare ecco, come quarta semifinalista, però poi si vedrà. Noi intanto ci prepariamo per il Romagna, che sarà una bella battaglia. Ma penso che la loro qualità individuale in quei momenti che hai detto si è vista, perché hanno fatto dei tiri da fuori, hanno segnato e sono andati avanti, e noi da lì siamo un po' calati. Forse non abbiamo creduto fino in fondo di poter recuperare questo risultato. Vabbè, purtroppo abbiamo perso già prima dei punti che forse non dovevamo perdere. Oggi era, diciamo, volevamo fare questo piccolo miracolo. Purtroppo il Bolzano ha dimostrato di essere migliore di noi adesso. Volevamo raggiungere il risultato dell'anno scorso, che siamo arrivati secondi e abbiamo giocato la pool d'ammissione a Chieti. L'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, solo che l'ultima giornata siamo riusciti a recuperare, quest'anno invece no. Però, appunto, come ti ho detto, penso che il motivo sono i punti persi in precedenza con Bressano, l'ultima di regular season, l'ultimo secondo, con Brixen in casa per esempio. E se vuoi arrivare secondo in casa non puoi perdere tanti punti.